Mattino 5. Federica Panicucci avverte, tante cose non possiamo raccontarle. Mattino 5. La conduttrice ha rivelato di non poter dire tante cose sulla morte di Giulia Cecchettin. Oggi Federica Panicucci è tornata a parlare del caso legato all'efferato omicidio di Giulia Cecchettin per mano del suo ex fidanzato, che si è dato alla fuga per giorni e giorni venendo poi catturato a Lipsia in Germania lo scorso sabato. Su tutta questa faccenda la collega di Francesco Vecchi non ha fatto mistero che purtroppo tante cose non possono dirle perché sono emersi dettagli davvero troppo cruenti. Abbiamo ascoltato fino a questo momento una ricostruzione del delitto davvero tremenda. Quello che poi si può raccontare perché tante cose non le possiamo dire. Federica Panicucci sempre più basita per ciò che è emerso in queste ore sull'omicidio della ragazza. La conduttrice di Mattino 5 non ha poi fatto mistero di essere rimasta davvero senza parole per via dei nuovi dettagli emersi in queste ultime ore sull'omicidio della giovane Giulia Cecchettin. Continuano ad emergere, se possibile, davvero dettagli tremendi sulla modalità in cui la povera Giulia è stata uccisa. L'ordinanza parla di manifesta disumanità, di ferocia inaudita. Successivamente la collega di Francesco Vecchi, la quale ieri ha gestito una diretta difficile, ha presentato e dato il benvenuto agli ospiti in studio ed in collegamento. La conduttrice si è poi rivolta alla sua opinionista Elisabetta Cametti chiedendo se Turetta avrebbe mai potuto uccidere ancora se non fosse stato fermato. E quest'ultima ha confermato, sì. Poteva uccidere ancora perché è stato definito un soggetto socialmente pericoloso. L'aggressività e la violenza con cui ha massacrato Giulia sono indice di una sua possibile reiterazione del reato. La conduttrice è scossa per quello che è successo alla giovane ragazza. Durante la diretta di Mattino 5 sono emersi altri nuovi dettagli sull'omicidio di Giulia Cecchettin. E Federica Panicucci è subito arrivata alla conclusione che per le modalità con cui Turetta ha ucciso la sua ex fidanzata è davvero difficile pensare si tratti di un raptus. Non è un raptus omicida. Non è una furia istantanea. Proprio scientificamente organizzato. I suoi ospiti hanno quindi fatto presente che la ragazza ha tentato più volte di scappare dalle sue grinfie cercando di difendersi, è scappata due volte, si è difesa come una leonessa. Piena di tagli. A quel punto la conduttrice ha rivelato di essere rimasta davvero senza parole. Mamma mia. Poverina, e di questo argomento ne ha parlato fino alla fine della seconda parte del programma. Ovviamente anche domani la Panicucci tornerà a porre le sue attenzioni su questo caso dando aggiornamenti al pubblico a casa.